Una presenza dello Stato molto qualificata e una magistratura consapevole e capace. E questo è il giudizio che il vice ministro dell'Interno, Filippo Bubbico, ha espresso in merito alla questione della sicurezza e dell'ordine pubblico nel territorio catanzarese. Al termine della sua giornata di ricognizione sulle problematiche di estrema cogenza, Bubbico, durante la sua visita a Catanzaro, ha anche riconosciuto la necessità di colmare le carenze esistenti, incrementando i presidi delle forze di polizia. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni criminali, ognuno deve fare la sua parte, ha affermato, richiamando i cittadini ad una forte presa di coscienza civica e sociale. Quando ci sono problemi si invocano sempre maggiori presenze in termini di forze di polizia e di attività della magistratura. Io trovo che spesso questo sia un alibi, perché chi subisce un ricatto ha il dovere di denunciare. E io mi sento di poter affermare senza alcun timore di smentita che quando un imprenditore o un cittadino si rivolge ad una forza di polizia o si rivolge ad un magistrato non viene mai lasciato solo, ha sempre avuto il massimo del sostegno, il massimo della garanzia, il massimo della tutela. E allora noi dobbiamo affermare questo principio. Quando si verificano atti che limitano la libertà di ciascuno, bisogna avvertire il dovere di denunciare perché si possa esercitare in piena libertà la propria funzione professionale, imprenditiva o di cittadino. Rintraccia poi nella crisi economica che ormai da anni si protrae sul nostro territorio una delle cause delle attività delinquenziali. Le condizioni di povertà e di emarginazione sociale costituiscono il contesto più favorevole per il radicamento delle grandi organizzazioni criminali come l''Ndrangheta. Loro fanno grandi affari nel mondo, trafficano droga, esercitano attività di grande criminalità internazionale e mantengono il loro radicamento sociale, controllano l'attività che viene prodotta nel piccolo comune di 500, 700 o 1500 abitanti. Bisogna sconfiggerli da quel punto di vista e non c'è dubbio che l'attività di bonifica deve comportare anche un investimento perché le energie migliori possano emergere, perché le capacità imprenditive possano esprimersi. Serve una grande alleanza per il progresso e per la legalità e per la cittadinanza. Per questo noi dobbiamo premiare la buona politica e dobbiamo renderci conto come cittadini di essere appunto titolari di diritti e non destinatari di favori, chiunque li dispensi. La visita in Calabria è stata inoltre l'occasione per partecipare alla presentazione della relazione della Commissione parlamentare sulle intimidazioni agli amministratori locali, alla presenza del presidente dell'organismo Doris Lo Moro, uno studio dal quale emerge la debolezza e la fragilità delle istituzioni locali. È un lavoro preziosissimo che noi ora come Ministero dell'Interno, ma come Governo, stiamo approfondendo, perché è una relazione approvata all'unanimità da tutti i componenti della stessa e contiene anche dei suggerimenti, delle indicazioni sulle quali indicazioni stiamo lavorando perché possano essere tradotti in atti amministrativi o in atti di natura legislativa. I dati sono relativi all'inchiesta che abbiamo condotto, che riguarda un periodo di un anno e mezzo, perché decorrente dal 1 gennaio. Abbiamo censito 1265 atti intimidatori. Il dato numerico in sé dice che il fenomeno è pesante, che è molto diffuso al nord come al sud, ma più al sud che al nord, ma entrando nel merito di questi dati la cosa diventa più complicata, perché negli atti intimidatori c'è di tutto. Ovviamente ci sono anche fatti che sono dovuti, piccole cose dovute a ritorsioni personali, ma ci sono fatti che sono anche invece molto più delicati e che sono molto più significativi e che denotano un dato che è preoccupante, quello dei nostri amministratori che quando sono onesti, cioè nella gran parte dei casi, sono soli, sono il punto di riferimento di cittadini, di tutti i generi,
genere, anche di cittadini che scalpitano, che non sentono ragione, che delinquono, ma sono l'unico punto di riferimento sul territorio e che quindi va maggiormente tutelato. Per quanto concerne questa provincia, abbiamo dei dati che possiamo comunicare? I dati ultimi sono quelli relativi al consigliere regionale Bove e al Domenico Gallelli, che è il sindaco di Zagarise. E gli atti che si sono verificati sono particolarmente delicati, anche per le modalità, perché per esempio nel caso di Zagarise, perché si è verificato in una cittadina che si distingue invece per un clima molto disteso, quindi questo atto intimidatorio rappresenta un elemento di rottura. Cosa penso? Penso che il contrasto va fatto con immediatezza, va fatto anche in maniera dura e in maniera decisa. Lo Stato deve dimostrare che c'è in quei luoghi e questo in questo senso ha senso che la Presidente di una commissione d'inchiesta si presenti a presentare i dati qui sul territorio e soprattutto che il Vice Ministro dell'Interno, che segue queste vicende, che ha presentato insieme a me in Parlamento questi dati, sia qui ad assumere impegni verso un territorio che ha tantissimi problemi, tra cui quello dell'isolamento e della solitudine degli amministratori locali. Nella prefettura del capoluogo, Bubbico ha presieduto una riunione alla presenza del prefetto Luisa Latella, del procuratore della Repubblica Vincenzo Antonio Lombardo, dei vertici dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza, del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e del presidente della provincia Enzo Bruno. La provincia che cosa intende fare concretamente e che cosa può fare soprattutto? Noi facciamo la nostra parte, nel senso che facciamo buona amministrazione, il resto poi è demandato alle forze dell'ordine, al Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza presieduto dal prefetto, al governo. Queste sono, diciamo, le istituzioni che sono preposte all'ordine pubblico. Dal canto nostro, come forza politica, impegniamo affinché il livello di attenzione e di denuncia rimanga sempre altissimo, perché riteniamo che il coinvolgimento delle popolazioni, dei cittadini, deve essere alto, così come ha fatto Libera l'altro giorno, coinvolgendo la città, coinvolgendo i giovani e soprattutto sensibilizzando tutti a reagire alle forze criminali, soprattutto a tutte le mafie. Infine, la sottoscrizione del protocollo stipulato a livello nazionale per la prevenzione della criminalità ai danni delle rivendite di generi di monopolio, insieme al prefetto di Catanzaro Luisa Latella e al presidente provinciale della Federazione Tabaccai Carlo Miglio. Si riconosce il ruolo importante che i tabaccai esercitano nel nostro sistema di riscossione, perché i tabaccai incamerano tanto denaro ma per conto dello Stato, questo bisogna dirlo con sempre maggiore chiarezza. Loro esercitano una funzione decisiva per alimentare le entrate dello Stato e per questo motivo meritano una più attenta considerazione, perché sono fortemente esposti ai rischi di rapine che spesso si concludono anche con danni che arrivano anche alla perdita della vita per gli esercenti. E con questo protocollo si codificano modalità operative per gestire le attività di difesa attiva e passiva a tutela dei tabaccai e in perfetto coordinamento con le forze di polizia.